Buonasera, bentrovati a questo nuovo video. Sono a bordo di Max, l'Etrusco DB600, il mio nuovo van. Per chi non mi conosce ed è la prima volta che guarda un video su questo canale, sono Andre Perry. Ho iniziato ad essere un camperista nel 2016, infatti questo vuole essere un video in cui mi racconto e spiego perché sono qui oggi. Visto che comunque ormai più o meno è passato un po' di tempo, circa 2 anni di regolare, tra virgolette, attività sul canale, e quindi sono qui perché ho scelto, deciso di metterci la faccia. Voglio comunque, come si può dire, passatemi il termine, mettermi a nudo e quindi raccontarvi chi è Andrea, perché è qui oggi. Bisogna partire e fare veramente un bel passo indietro. Nel 2016, per una disavventura, ne parlai in un'intervista che mi fece il mitico Andre. Colgo l'occasione per salutarlo. Andate nel suo canale perché tratta sempre di argomenti molto interessanti, fa interviste veramente a personaggi uno più interessante dell'altro, e sto parlando di Andrea di White Rabbit. Con lui c'è stata una bella chiacchierata e quindi voglio un po' replicare quello che c'è stato con lui. Vi voglio spiegare, appunto, nel 2016 ho avuto una disavventura in quanto mio papà era in vacanza, in villeggiatura, nella sua abitazione del mare, precisamente nella città di Ortona, che è una bellissima, ridente cittadina sul mare, una bella città dove trascorrere le vacanze, la mia città del cuore. Mio papà era in vacanza con la mia mamma. Quando lui si era un po' aggravato, mia madre prese il telefono e lì per lì mi disse: Andre, raggiungici subito perché papà sta poco bene, dobbiamo tornare a casa. Sono residente nella zona nord di Milano, quasi verso Varese. Io poi comunque vivo sul van, sono qua, sono di là, sono dall'altra parte. La mia zona è quella di cui vi ho appena parlato. Lì per lì ho detto: ma adesso cosa faccio? Come posso dare una mano loro se mio papà era allettato e non si poteva muovere, non poteva affrontare un viaggio di quasi 700 km? Quindi la prima cosa che mi venne in mente è: noleggi un'ambulanza. Il problema è che era il periodo molto molto vicino al Ferragosto, per cui capite bene che era un periodo dove tutti chiudono, dove le disponibilità ormai sono nulle dappertutto. Ho provato a fare richiesta per un noleggio di ambulanza, a parte i prezzi veramente esagerati. Questo era il 2016, estate 2016. Prima, diciamo, opzione è andata malissimo. Seconda opzione, ho detto: ma allora, se l'ambulanza non c'è, come posso trasportare un malato 700 km in autostrada? Comunque un viaggio abbastanza importante per uno che non sta bene. Allora ho detto: qua vicino c'è un concessionario di camper, faccio un salto e provo a vedere se riesco a noleggiarne uno, perché ho detto il camper potrebbe essere una buona soluzione. Lo sdraio nel letto, consapevole in questo momento, ma inconsapevole in quel momento, che non era proprio sicuro trasportare un malato sdraiato sul letto. Però diciamo che in quel momento di necessità ne ho fatto virtù. Mi sono recato in questo concessionario, il caso Dio ha voluto che il camper era disponibile. Forse quello era ancora un periodo in cui non era così tanta richiesta, non era così blasonato questo settore, anche se è sempre stato, ma diciamo che il boom c'è esploso dal momento della pandemia fino ai giorni d'oggi, quindi sto parlando di marzo 2023. Quindi ho avuto veramente la benedizione da Dio, ho noleggiato questo camper e sono andato a prendere mio papà sul luogo di villeggiatura. Non vi nego che sono partito la sera, quindi ho viaggiato la notte, sono arrivato lì che era forse le 4 del mattino, quindi necessitavo anch'io di riposarmi un pochino perché poi avrei dovuto riaffrontare subito il viaggio di ritorno. Allora cosa feci? Non conoscendo niente di questo mondo, cioè all'arrembaggio, mi parcheggiai davanti alla spiaggia, la spiaggia che per me è stata quella che mi ha accompagnato tutta l'infanzia fino all'età adulta. Mi sono parcheggiato lì, infatti ho avuto dei problemi la notte perché sono venuti a saltarmi sul tetto, a bussarmi, davo fastidio. Ma la mattina, dopo qualche ora, ho visto l'alba che si specchiava nel mare, io ho aperto la porta del camper, sono andato a farmi un tuffo come se fosse una doccia, in modo che io mi risvegliassi, per poi andare a prendere appunto mio papà. E lì, ragazzi, una magia in questo senso. Ho detto: dal momento in cui mio papà starà bene, risolvo questo problema, devo ritornare ad approfondire il tema camper. Mi spiace
dispiace se la luce non è delle migliori, ma come ripeto è una certa ora, sono a bordo del van, però è anche magari un video un po' diverso dal solito, c'è un po' di magia, io mi faccio sempre accompagnare dalla luce blu che adoro tanto, per me sinonimo di relax. Ragazzi, avete capito che io mi sono svegliato quella mattina, vado in spiaggia, mi faccio un tuffo e ho detto no, non è cosa da sottovalutare. Però per farla breve, poi quando mio papà si è sistemato, è stato in ospedale, aveva subito un intervento chirurgico, grazie a Dio è finito tutto bene, una storia a lieto fine, ho detto no, adesso qua devo comprarmi assolutamente un camper. Quindi nel 2016 acquistai, io non ho buona memoria, cioè, anzi la memoria del pesce rosso, non ricordo nulla se non veramente me lo voglia ricordare. Ho cambiato diversi mezzi perché siamo arrivati sull'ordine di 7, 8, forse 9 camper, e quindi il mio primo camper fu un camper vintage degli anni, forse era dell'89 se non ricordo male, ed è stato un Elnag, adesso non ricordo le varie sigle, è veramente difficile per me ricordarlo. E beh, da lì poi ho iniziato a sognare le mie prime esperienze, i primi pranzetti su a bordo del camper, non sapevo veramente fare nulla qua sopra, non conoscevo niente. Per chi non, appunto, non mi conosce, non ha visto altri video, ho veramente cambiato nell'ultimo anno diversi camper, ma perché spiegavo l'altro giorno quando sono stato in fiera, la prendo sempre un po' come scusa, la mia è una sorta di malattia compulsiva di compra e di vendita, ma perché realmente a me piace fare questo. Ho fatto anche il venditore nella mia vita, adesso arrivo anche a dire da dove provengo come stile lavoro. Prendevo un po' la scusa come per dire, comprare e vendere a me emoziona tanto, non mi affeziono tantissimo agli oggetti, alle cose, anche se questi mezzi non li vorrei tanto paragonare a delle cose, perché in realtà sono veramente degli oggetti che ti danno tantissimo. Devo ammettere che nell'ultimo periodo, salutando, e spero che lui in qualche modo mi ascolti, il mio caro amico Max che è venuto a mancare, ecco, svelato anche perché ho rinominato Max il mio van, perché questo amico che è venuto a mancare prematuramente a novembre del 2022 era un fratello per me. Ogni volta magari in un video dire a bordo di Max, a me fa piacere. Ecco, questo era, cioè, il sunto di quello che volevo passare a voi, no? E spero che sia arrivato. Diciamo che ultimamente sta un po' succedendo qualcosa dentro di me, in cuor mio. Mi sono affezionato e quindi sarà sicuramente difficile vendere Max. Anche perché questa oggi è la mia casa e voglio concentrarmi qui. Ci sono dei vari progetti. Cosa bolle in pentola? Ci sono dei vari progetti che sono sempre inerenti al mondo camper, mondo van. Io provengo dalla grande distribuzione, quindi provengo dal settore dei supermercati. Ho iniziato nel 1997, mi ricordo bene, si chiamano Super D, ma è era, perché adesso non c'è più, la catena dei supermercati Brianzoli. Chi è della mia zona sicuramente se li ricorderà. Ho fatto la mia prima esperienza lì fino a circa il 2012, per poi concludere in Esselunga, supermercati comunque molto conosciuti, sempre di questa zona. Poi comunque ho fatto Unes, ho fatto Lidl, ho fatto diverse esperienze in questo settore e sono stato polivalente, nel senso che dal salumiere al fruttivendolo, al cassiere, al magazziniere, allo scaricatore di camion, fino a diventare responsabile di sala, e in Esselunga lavoravo nel settore freschi, quindi reparto panetteria. Se c'è qualche collega, qualche mio ex collega che per caso mi sta guardando, vi saluto tutti, è stata un'esperienza fantastica. Diciamo che dopo questa esperienza della grande distribuzione ero molto curioso di fare altre esperienze, quindi poi da lì mi sono buttato a fare altri lavori, anche curiosi se vogliamo metterla. Facevo il venditore, come si parlava prima, alla Folletto, quindi bussavo alle porte e facevo tentata vendita. Non ero uno di quelli che rompeva le palle, passatemi il termine, di solito non è mia usanza dire parolacce, però quando ci vuole, come si dice. È stata una gran bella esperienza, perché comunque ogni attività ti insegna qualcosa, ti dà modo di crescere e di maturare. Scusatemi, magari non mi vedete come al solito, un pochino meno energico, ma è un video che in qualche modo mi mette un po' di imbarazzo, nel senso che certe cose io non le ho mai raccontate, no? Quindi è la prima volta che le racconto, sapendo che comunque di là molte persone lo guarderanno. Però mi fa piacere, perché in passato nei vari video tanti mi hanno fatto diverse domande.
Io mi auguro che chi mi ha fatto tutte quelle domande oggi sia ancora qui e sia curioso di sapere realmente che cosa ha fatto Andrea, che cosa sta facendo adesso Andrea e perché è sul van oggi e perché ha cambiato diversi camper e come ha fatto a cambiare diversi camper. Quindi sono qui perché mi fa tanto piacere parlarvene, interloquire con voi. Ci ho messo la faccia, ci metto la faccia e ce la metterò sempre finché ci sarà il canale. Ho scelto di fare questo e quindi per me è un gran piacere stare qui a chiacchierare con voi. Tra i vari lavori c'è stato il venditore, ma addirittura, siccome a me piace fare modellismo, volevo perfezionare, c'è il mio caro amico Davis che dice che pur di avere attorno a me donne, mi sono inventato di andare a fare il corso di onicotecnica. Per chi non sapesse che cos'è l'onicotecnica, è la cura delle unghie ed è la ricostruzione, quella che fanno le donne. Io non la faccio, però la facevo alle donne e vi devo confidare che non era per niente male. Ho fatto questo corso dove mi sono trovato molto bene, per un periodo ho anche insegnato e ringrazio Antonella che è stata la mia master, la mia insegnante, dove ho perfezionato un po' quella che è la mia passione del modellismo. Adesso purtroppo fra le varie cose non lo faccio più, però in passato l'ho fatto, ho costruito tante moto perché sono appassionato di Harley Davidson. C'è anche una parte, la mia parte, diciamo un pochino più wild e più motoristica, che è appunto la passione per le motociclette, per le Harley Davidson. Ho iniziato tanti anni fa ad appassionarmi, fino a che poi è stato aperto prima della pandemia, forse adesso non ricordo male se era il 2000. Allora, il progetto era già nel 2018, poi forse è stato aperto nel 2019, come vi ho detto prima ho la memoria del pesce rosso, non mi ricordo mai le date, non mi ricordo mai quasi nulla. È stato aperto quello che è un negozio, si chiama FP Luxury Watch, in cui io ero socio, e saluto Francesco, il ragazzo a cui ho venduto il Livingstone, a cui ho venduto il Barone. Per me è un fratellino, una persona con cui ancora oggi collaboro, voglio un gran bene. Per motivi personali sono uscito dalla società. Mi sono poi ritrovato, tra virgolette, disoccupato. La cosa bella, la cosa interessante è che comunque io continuo a collaborare con Francesco, però diciamo che la collaborazione con la società è cessata, ma dietro le quinte ci sono molti altri lavori, per esempio produrre video per lui, senza andare troppo nei dettagli perché poi comunque sarebbe troppo lungo, magari anche noioso. Stavo dimenticando un argomento interessante, importante, quello del penultimo periodo della mia carriera nei supermercati. Io lavoravo nella zona di Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Monza, tutta quella zona lì, Viale Fulvio Testi. In quel periodo lì ho venduto una casa che avevo lì con quei soldini, con i soldini comunque di tanti anni di lavoro. Non mi sono mai sposato, non ho mai fatto figli, non ho mai avuto comunque una famiglia a cui badare, a cui diciamo passare del denaro per mantenerla. Sono riuscito a risparmiare del denaro. Ecco svelato il fatto che molti mi dicono sempre: ah, ma tu sei ricco, cambi camper a tutt'andare. In realtà non sono ricco, ma semplicemente è frutto di quello che è stata la vendita di una casa, di mia proprietà, ed è frutto anche di lavoro precedente. Quindi mi reputo una persona normalissima come tante altre che hanno fatto dei sacrifici in passato, perché sai, tante volte apri un canale e quindi tu non vedi quello che c'è stato in passato, quello che è stato fatto. Tu apri un canale come quando un atleta o comunque qualcuno di successo raggiunge il successo. Ah, cacchio, quello lì però figlio di papà ha fatto, no, però tu non vedi quello che c'è stato prima, il percorso che ha fatto prima, il fallimento che ha avuto prima, le cadute che ha avuto prima, il sudore, lo studio, l'impegno, tutto quello che c'è stato prima non si vede, si vede solo, diciamo, la parte finale. Non sto parlando del mio successo perché io sono qua solo a raccontare una storia come tante altre della mia vita. Io non ho per niente successo su YouTube, anzi mi piacerebbe un giorno averlo. Sono qui per costruire qualcosa su YouTube. Magari non ci riuscirò mai, però fa niente, io mi diverto, mi piace fare questo, mi appassiona, mi dà gioia e quindi lo voglio fare. Per cui l'acquisto del mio primo camper importante, che è il Barone, perché è stato comprato nuovo, deriva da questo denaro, dal fatto che ho venduto una casa, dai soldi che ho da parte. Questo è un altro motivo per cui oggi io riesco a mantenermi, riesco a fare questo tipo di vita. Comunque qualcosina YouTube mi dà, non tantissimo, pochi soldini, però mi dà qualche soldo da parte, ce l'ho. Ho delle collaborazioni oggi, sarei arrivato anche lì.
anzi colgo l'occasione per salutare Andrea di LC Camper, perché comunque lui è sempre protagonista dei miei video, perché comunque è un ragazzo eccezionale, un ragazzo d'oro che insomma mi spalleggia, mi coaudio, va in tutti quelli che sono quasi tutti i lavori fatti sul van, perché qualcosa c'è anche di fai da te. Quindi diciamo che oggi mi sono ritagliato quella che è nata per gioco fare video. In realtà oggi, dopo tempo, si sta trasformando sul mio volere in una vera e propria attività, in quanto fare video, collaborare con aziende, comunque collaborare con Andrea di LC Camper, Cirea Torino, via Stura 70, ci tengo tantissimo, è un ragazzo, al di là della nostra collaborazione, che merita veramente tanto, perché si predispone veramente a ricevere tutti nella sua officina e aiutare, dare una mano su tutti quelli che sono i lavori dei nostri mezzi. Anche questa è un'altra cosa che a distanza di tempo non avevo mai detto, l'avevo già accennata nell'altro video che vi lascio sempre qui in alto, della fiera di Novegro, in cui lì avevo accennato qualcosina, non come in questo video che sto andando proprio nello specifico, sto dicendo le varie cose. Tra l'altro io sono un networker, faccio network marketing, e per chi non sa che cos'è network marketing vi posso fare dei piccoli esempi. Sono quelle attività, quelle multinazionali, che in realtà per molti può sembrare un lavoro attuale, nuovo, ma in realtà è vecchio di più di 80 anni. Ce ne sono tante di aziende, Amway, Herbalife, ma queste sono quelle veramente più conosciute, ma ce ne sono veramente tante, con vari prodotti, brand di vendita dai più disparati. Io mi occupo di criptovalute e quindi col network marketing vi posso assicurare che, se fatto in un certo modo, si guadagna bene. Ho deciso anche di, e vi rimando sempre al video qua in alto, concretizzare, diciamo, la vita a bordo del van facendo dichiarazione della residenza fittizia. Oggi a tutto tondo posso dire che io sono un nomade digitale, no? Proprio perché appunto sono residente in un comune qua della provincia con indirizzo fittizio o senza fissa dimora. Se siete curiosi vi rimando al video e veramente vi spiego, vi racconto un po' tutto, come si fa, come non si fa, cosa c'è da produrre, documenti e quant'altro. Voglio darvi un'altra spoilerata, è tutto ancora in work in progress, è nato il mio sito internet, ci sto lavorando, ripeto, è un work in progress, se volete andare a dare un'occhiata fatelo pure, attenzione che appunto non è ancora finito, ma vi do giusto un'idea di come sarà. Ci sarà una parte in cui io mi racconto, una sorta di blog, una sorta di social dentro il mio sito, dove ci saranno le varie collaborazioni, ci saranno dei video in cui ho testato dei prodotti per voi, qualora li vogliate installare. Lì ci sono tutti poi i contatti, delle schede da compilare per eventualmente le installazioni. E questo è, ragazzi, è una scelta, uno stile, chiamiamola come volete. Io oggi ho quasi 47 anni, sono molto felice della scelta che ho preso, anche perché io vi dico la verità, a me stava un po' stretto il lavoro da dipendente. Non assolutamente denigro, non sputo nel piatto in cui ho mangiato, e ho mangiato anche molto bene, sono grato per questo, ringrazio sempre Dio, perché comunque è stata una grande esperienza, un'opportunità di lavoro nobile per quanto mi riguarda. Però mi stava molto stretto l'impegno proprio forza lavoro, quindi dal lunedì al lunedì, perché poi i supermercati, sapete benissimo, non era più come una volta quando avevo iniziato, che realmente si chiudeva la domenica, anche il lunedì mattina si chiudeva, poi si apriva il lunedì pomeriggio fino al sabato sera. Oggi non è più così, oggi si apre molto presto la mattina, si finisce molto tardi la sera, 7 su 7. Io poi, essendo nel settore freschi, molto spesso mi capitava, non dico la notte perché non facevo la notte, ma degli orari molto, a volte era meglio fare anche la notte, ma gli orari in Esselunga vi posso garantire che sono abbastanza massacranti. Si aveva veramente poco tempo per riprendersi una doccia, mangiare un boccone, riposarsi un paio d'ore e ritornare a fare un altro turno. E ragazzi, soprattutto nei periodi quelli più importanti, come il periodo natalizio, periodo pasquale, questi periodi un po' così, quindi mi stava molto stretta questa roba. Ho iniziato a mettere in moto un po' il cervello, ho iniziato a leggere dei libri che mi hanno aperto la mente a 360 gradi. Non so se conoscete Robert Kiyosaki, Dale Carnegie, Pensa e arricchisci te stesso, tutti questi libri che realmente, anche Roberto Re,
Spadoni, comunque abbiamo degli autori italiani che veramente insegnano molto. Non sono mai stato il lettore, non avevo mai aperto il libro fino a qualche tempo fa, e da lì ho scoperto quante cose la scuola, purtroppo lo devo dire, non mi ha insegnato. Certe cose le si imparano solo nel periodo dell'esperienza di vita, e aprendo i libri e spegnendo la televisione, perché ultimamente purtroppo siamo molto attratti, o meno io no, però molti so che fuori lì sono attratti dalla televisione, il telegiornale, tutte queste notizie, un po' questi show, ce n'è uno per sera in cui raccontano, abbassano un po' le frequenze, abbassano molto la positività che noi abbiamo, le nostre energie sono anzi dei succhiatori di energie. Però anche qui, attenzione, non vorrei mai aprire un dibattito e non voglio essere, cioè io dico sempre la mia in base all'esperienza che ho fatto io, continuo a fare, che voglio continuare a fare. Io dico quello che sento, quello che ho vissuto, quello che provo e quello che, insomma, ho provato. Mi sono un po' aperto, vi ho un po' raccontato. Lasciatemi un commento. Se volete magari farmi delle domande più specifiche, mi farà un gran piacere nei commenti rispondervi. Un bel like se il video ti è piaciuto, attiva la campanella per restare sempre aggiornato, e anche questa volta ci vediamo al prossimo video. Ciao.